Bentornati sul canale di Axios00 e siamo qui quest'oggi con Yoshi's Woolly World, gioco che ho aspettato tantissimo, perciò non voglio fare aspettare altre ancora tempo, quindi iniziamo subito a vedere questo gioco, questo Yoshi, nuovo Yoshi lanoso, guardate quanto è bello. Allora, nuova partita, ok, modalità classica, questa modalità è consigliata ai giocatori più esperti. Poi abbiamo in questa modalità il gioco sarà più facile. No, modalità classica, sì, decisamente sì. Allora, puoi cambiare modalità in qualsiasi momento. Ok, va bene, se lo dici tu. Sì. Ok. Oh, cosa abbiamo? Blocca mirino, pugna gomito, salta, mangia sputa, crea gomitolo. Sistema di mira lento veloce, non lento direi, va bene. Sì, ok, perfetto. Possiamo anche partire. E andiamo a immergerci in questo mondo di lana di Yoshi. Sull'isola Gomitolo, un piccolo isolotto nel mezzo dell'oceano filato, gli Yoshi vivevano in pace, tranquilli e spensierati. Beati loro. Tuttavia, un brutto giorno... che è successo? Un brutto giorno? D'altro lato, là c'è il simbolo degli Amiibo, ho visto male. Ah, al solito. Carino. È carinissimo fatto così. Salve, piccoli Yoshi. Scusate il disturbo, ma devo trasformarvi tutti in gomitoli di lana. Ecco, olè. Perfetto. Alla grande. Oddio. Fa effetto. Anche le farfalle. Uffa, quanto ci mettete? Trasformatevi tutti quanti in gomitoli. E i due si sono nascosti. Attenzione, ho visto che il verde e il rosso sono lì dentro. Il verde e il rosso sono lì dentro. Io li ho visti. Li ho visti. Fatemi fare un po' la parte del cattivo, dai. Oddio mio, quanto ne ha presi. Ma non ce la fa. Ecco, così dovrebbero bastare. Vorrei tagliare la corda e il filo. Battutone, questo. Ok. L'ho detto che c'erano il rosso e il verde. I suoni degli Yoshi sono meravigliosi, veramente. Sono qualcosa di stupendo, i suoni degli Yoshi. Voi Yoshi siete proprio delle teste dure, altro che teste di lana. È bellissimo, i suoni sono stupendi, oh mio Dio. C'è un mondo gomitoloso di là, ho visto male. Ok, sta perdendo pezzi tra l'altro, sta seminando gomitoli ovunque. Io gli darei un'altra scrollatina. Ok, quindi direi che... No, ancora non mi fa... Ok, e così Kamek vola via, perdendo qualche gomitolo per strada. Gli Yoshi si consultano sul da farsi. Come possiamo salvare gli altri? Dobbiamo recuperare i gomitoli. Presto, inseguiamo quel farabutto. Ok. E così per gli Yoshi inizia una nuova entusiasmante avventura. Riusciranno a riportare i loro amici alle loro forme originali? Forza, Yoshi! Bene, quindi direi che abbiamo ufficialmente ufficiato, era abbastanza brutta. Comunque là c'è vero, c'è uno schema 1-1, quindi fiondiamoci e vediamo un po' che cos'è. Yoshi di lana entra in scena, un giocatore, sì, anche perché già c'è modo di giocare in due, quindi altra buona notizia. E tra l'altro se avete uno Yoshi di lana è possibile raddoppiare, diciamo, il vostro Yoshi. È una modalità molto carina, tra l'altro, che quella. E con gli Amiibo normali potrete far colorare lo Yoshi in maniera diversa. Poi magari andremo a vedere un po', proverò per conto mio e poi vi farò vedere i risultati. Ma iniziamo! Allora, salto, ok, questo mangiamo giù. Caghiamo gomitoli, perfetto! Caghiamo gomitoli è una buonissima cosa. Ok, scusate ma devo un attimo impratichirmi con i comandi. Ovviamente i fiorellini questi vanno presi. Questo blocco si mangia. No, aspettate. Allora, questo si tira se io... Ok. Ma quel blocco, niente. Intanto caghiamo altri gomitoli. Non si mangia quel blocco, quindi boh, per ora lasciamolo lì. Non lo so. Bene, andiamo avanti. La pianta è meglio lasciarla fare. La grafica è spettacolare di questo gioco. Sì, è carinissima. Ve lo garantisco. È veramente carinissima. Spero che su YouTube renda abbastanza. Che veramente merita di essere visto. Mio Dio, guarda che carino. Oddio mio. Bellissimo. Su YouTube si può scendere? Sì, a quanto pare sì. Molto simile a Super Mario. Molto simile a Super Mario in questo. Che cavolo ho fatto? Schiacciato. Cosa ho fatto? Ci stiamo attenti. Ok, andata, perfetto. Quindi era il simbolo di un timbro, ho visto male.
Era il simbolo di un timbro, se non ho visto male. Bene, quindi vuol dire che ci sono i timbri, io non lo sapevo. Ok, ottimo. Salto svolazzante. Tieni premuto A per fluttuare in aria per breve tempo. E quello di prima andava premuto, quindi. Questo mi è venuto spontaneo farlo, quello di prima no. Bene, sono io, è tutto regolare, ok? Benissimo. Le piante, vediamo un po' se sì. Però non le posso mangiare, quindi se gli salto sopra, sì, ok. Il salto svolazzante bastava tenere premuto A, perfetto, ma laggiù di sotto ho lasciato... Oh. Ah, ho trovato una specie di mezzo segretino, quindi segretuccio. Qui c'è un altro coso. Lanciare gomitoli di lana, premi X per attivare il mirino, per annullare il lancio. Ok, quindi devo premere giù per annullare il lancio, nel caso volessi annullarlo. Ok. È molto simile agli Yoshi da portatile, diciamo, da 3DS, eccetera. È molto... per ora è classico. Ovviamente l'ambientazione di lana lo rende... non me ne dà più. Ok, a quanto pare siamo arrivati al limite dei pezzi di lana che possiamo trasportare. Che ci... Ah, sì, lo stavo... Infatti, stavo per dirvelo che volevo fare questo, perché l'avevo visto in un trailer questo. Altrimenti, non so se mi sarebbe venuto in mente di farlo. In pratica si lanciano gomitoli per creare piattaforme ed è una figata. Qui intanto caghiamo sempre, gomitoli sempre più grossi. Bellissima questa cosa. No! Ah, mi sono scordato quello, lo devo riprendere, scusate. Vediamo un po' se ce la faccio a non cadere giù ma a tornare indietro. Sì, ok, è andata bene. C'è un fiore tra l'altro. Ok, piattaforma. Tiriamo, sì, ok. E fiorellino. Perfetto, caghiamo come dei cinghiali in effetti con questo Yoshi. Come si fa a prendere quello lì sotto? Ok, intanto prendiamo tutta sta roba. Proviamo, forse di sotto si passa per andare là. No. Ah, sì, forse c'è questo che andiamo di là, quindi in quei... No, andiamo di là. No, non ci andiamo per niente di là. Tanto allora, prendiamo questo che è un gomitolo, perfetto, ottimo. E infatti mi manca il secondo. E come diavolo, no, qui non ci si scende, questo non si scioglie, quindi come diavolo facciamo? Vabbè, allora, colpiamo questi tre nuvolette. Qui ci sono questi cuori, che non ho ben capito cosa servano momentaneamente, poi lo... Questo sarà per tornare su, credo. Non ho capito a cosa servono, dicevo, aia, mi sono quasi fatto schiacciare dal regalo. Yoshi, occhio, mi raccomando, perché se io sono scemo, almeno tu sei intelligente, perfetto. Ok. Ma di qua no, non si... Allora, tanto togliamoci questi, poi diamo un'occhiata. Sicuramente non riuscirò a completare gli schemi alla prima, sicuramente, perché c'è troppa roba da prendere veramente, quindi dubito. Però... no. Forse tirando... No, neanche. Io non lo so. Boh, al momento non mi viene in mente niente. Magari poi, quando lo rifarò da me, lo riuscirò a fare, ve lo dirò. Magari se volete saperlo, almeno tanto per farvi vedere una cosa più completa. Qui sotto dove andiamo? No! Ok, siamo ritornati qui. Quindi, perfetto, torniamo subito via. Non stiamo a perdere troppo tempo qui sotto. Perfetto. Risaliamo su. Non rimaniamo incastrati nelle matite. Nuvole. Ok, mi sa che ho avuto una fortuna estrema prima. Qui bisogna tirare a quello perché non c'è altro. Bello. Ok, perfetto, ho avuto una fortunascia tremenda prima, in quanto mi sono messo sul limitare della nuvola. Un altro regalo, un'altra schiacciata, un altro gomitolo, perfetto. 4 su 5, maledizione, quello lì non lo prenderemo mai, ma tanto sarà così per tutto il gioco. Proviamo a tirarci un gomitolo? Sì, un altro? Ok. Forse l'avrebbe dato anche saltandoci, o forse no. Chi lo sa, chi lo sa. Comunque, prendiamo tutti questi tipi timidi. Mi è venuto il nome, non mi stava venendo il nome del tipo timido. Quindi, proseguiamo. Ok. No, 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 mi sono caduti, maledizione. Vabbè. Un altro timbro. 14 su... 14 su 20. E chi li prende tutti? Non c'è modo. Vabbè. L'avevano detto che sarebbe stato tosta completarlo, tipo alla prima, è praticamente impossibile, concordo, completare il tutto alla prima. Però, vabbè, oddio, impossibile no, magari bisogna stare un po' più attenti e andare più con calma. Anche perché questi che ho appena preso sono nascosti. Oh, tutti i fiori abbiamo preso però, ottimo. Sono nascosti e quindi bisogna saltellare e andare ovunque.
Oddio, che carina questa cosa. Bene, siamo arrivati alla fine del primo schema. È già qualcosa. Il nostro Yoshi che esulta. La posizione plastica molto particolare. Veramente carino questo gioco. Allora, risultati scenario. Yoshi di lana entra in scena. Abbiamo 20 cuori. I fiori li abbiamo presi tutti. Dei gomitoli ne manca uno. Dovrebbe mancare quello. E i timbri ne mancano due. Perfetto. Ok. Direi che, allora, per questo video, quindi può bastare così, il prossimo, faremo uno schema a video, ok? Almeno andiamo un po' meglio così, perché è molto meglio fare così, secondo me, almeno lo dividiamo in maniera migliore. Tanto, ho visto gli schemi, mi sa che saranno sulla decina di minuti, quindi vediamo un po'. In ogni caso, da Access00 è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ai canali Facebook e Twitter. Se vi va, lasciate un commento e mettete un mi piace, se vi è piaciuto il video, ovviamente. Quindi, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!